Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il re della Resistenza Cancelletto 1 a fare la recensione di un film del 1972, Un tranquillo weekend di paura. Quattro amici decidono di trascorrere un fine settimana lontano dalla città e di immergersi a contatto con la natura. Una spedizione in canoa lungo un fiume però si rivela molto più pericolosa di quanto avevano immaginato. Il mio voto a questo film è 6. Ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione, la sceneggiatura, è di genere avventura, la durata è 1 ora e 50 minuti, il regista è John Borman, la regia è buona, bravo regista, la prima data di uscita negli Stati Uniti il 30 luglio 1972. L'attore è Burt Reynolds, bravo attore, nel film anche John Voight, Ned Beatty, Ronnie Cox, Billy Redden, James Dickey, Billy McKinney, Herbert Coward, Ed Ramey, Charlie Borman, Randall Dill, Simon Glass, Johnny Popwell, Macon McCallman, Belinda Robley, Katie Rickman, Christopher Dickey, Hoyt Pollard. Saluto Samubrina, Cita, Ilaria, Aliciotto, Marcolf, Magella, Nale, Amico di Ari, Gianluca, Mariuccia, Micchi, Robby, Toni, Cante, Domenico, Leo, Tassoni, Peter, Tim, Festival, Michele Trigiani, Favij, Picchiatore, Bulluni, Ivan Drago, Pia e Telefilm 122, The Rock, Orto, Mr. Bike TV, il canale PNC, Rent Boy Henry, ragazza di Henry, Giulia, Alessio, Ugo, i Suralli, il Trio Medusa, Daniele, Danielios, Kevin, Gigi, Nico Rota, Fabio, Flavio, i Dancing Queens, Marco Fo. Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci e al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto.